Il nodo, è proprio il caso di dirlo, sono i fondi necessari a realizzare il progetto, affirma Edoardo Faust, specialista di edifici sacri. Se tutto va bene ci vorranno 3 o 4 anni. Per adesso c'è una tettoia rustica in pietra e legno, non lontano dai lussuosi alberghi di Cancun, Messico. È qui che padre Luis Pablo Garza ha deciso di dedicare un santuario a Maria che scioglie i nodi, devozione nata nel 700 ad Augusta in Germania, attorno ad un dipinto con la Vergine intenta a sciogliere appunto i nodi di un nastro bianco. Nodi che secondo la tradizione simboleggiano contrasti e litigi che una coppia superò con la preghiera a Maria, di qui la devozione scoperta poi 3 secoli dopo da Jorge Bergoglio, quando trascorse in Germania un periodo di studio e divenuta famosa poi con l'elezione di Papa Francesco. Anche in Messico oggi, spiega il sacerdote, molti matrimoni vanno in crisi. E siccome Cancun attira turisti di tanti paesi, oltre a summit internazionali e manifestazioni varie, la speranza è che la fama della Virgen de Satanudos, come si dice in spagnolo, si propaghi da qui in tutto il mondo, oltre che in Messico. Certo, non sarà facile insidiare il posto della Madonna di Guadalupe, venerata nel grande santuario di Città del Messico. Alla Madonna che scioglie i nodi basterebbe anche la modesta cappella di oggi, se non fosse che di Cancun, avverte padre Luis Pablo, sono famosi anche i devastanti uragani.